Partirei però da una riflessione che mi piace condividere con le persone, anche le persone contrarie all'accoglienza, all'immigrazione, o meglio, che tra le motivazioni della propria contrarietà al fenomeno dell'immigrazione apportano in modo un po' a copia e incolla il pensiero che l'immigrato comunque o la persona proveniente da un altro paese su questo territorio tolga qualcosa, in qualche modo rappresenti un rischio, un pericolo e comunque tolga qualcosa. Ecco, io dico sempre che la nostra cooperativa, e però posso dire tranquillamente di rappresentare la rete in questo senso, quindi parliamo di numeri importanti, in realtà ci ha permesso di assumere personale, di fare percorsi di formazione, quindi di fare un percorso di aiuto, di crescita nostra come cooperativa, ma delle persone assunte. E abbiamo assunto dei giovani, spesso dei giovani laureati, neolaureati, laureandi del territorio che erano disoccupati. Quindi c'è comunque una ricaduta positiva, una sfida che ho notato con piacere, molti giovani hanno deciso di accettare. E questo ha rappresentato un'ulteriore sfida per l'ente gestore, quindi per la cooperativa, per la rete, che è stata quella di dire servono delle professionalità specifiche. Faccio l'esempio a titolo proprio generale della lingua italiana. Ecco, il tema della lingua italiana è il tema fondamentale sull'accoglienza, è il primo step della reale integrazione, del primo scambio, no? Di comunicazione anche, no? Dalla primissima fase inglese, francese, gesti, arrivare poi. Quindi è chiaro che il primo sforzo che chiediamo alle persone è quello di anche per testare immediatamente, no? Il percorso di per dare un segnale anche alle persone che arriva di accoglienza, un sistema che ti permetta di imparare la lingua in modo serio, strutturato, andando anche al di là spesso della richiesta del bando che chiede l'erogazione di un certo numero di ore. Quello che non chiedono i bandi è come queste ore vengono erogate. Io queste ore le posso erogare coordinando questo servizio, quindi mettendo una persona della mia cooperativa a coordinare un gruppo di insegnanti volontarie che utilizziamo, quindi assolutamente io sono ultra riconoscente alle persone, spesso insegnanti in pensione, insegnanti che lo fanno di mestiere, ma vengono comunque a fare delle ore di volontariato, però per noi non è sufficiente. La qualità del servizio significa che quel servizio di insegnamento della lingua italiana debba essere erogato in un certo modo. Quindi noi fin dall'inizio, oggi sembra che nei nuovi accordi, nei nuovi bandi verrà indicato che chi insegna italiano deve avere l'abilitazione specifica all'insegnamento della lingua italiana, L2, che vuol dire qualità. Ecco, da quel punto di vista noi non avevamo personale interno con queste caratteristiche, ma lo scambio col territorio ci ha portato ad individuare, per esempio, sul territorio cuneese delle persone che avevano questo tipo di qualifica e di collaborare con loro, no? Poi alcune cooperative della rete hanno internalizzato questa figura assumendola. In altre situazioni si collabora anche per magari necessità dell'insegnante stesso, con delle prestazioni, appunto con delle partite IVA, una collaborazione che però è continuativa nel tempo, cioè dà comunque soprattutto il coordinamento delle attività didattiche, il rapporto col territorio, col CPIA del territorio, con l'erogazione dei percorsi anche di volontariato, ma che fanno capo a quel sistema coordinato da un referente che governa anche solo i programmi, no?